metodo indiretto per il rilievo della copertura forestale prevede l'utilizzo di tabelle di correlazione tra il diametro del fusto degli alberi e il raggio delle rispettive chiome. In pratica, semplicemente misurando il diametro di una pianta, grazie ad una tabella, si risale al suo raggio medio di chioma. Com'è possibile? Grazie al fatto che il lavoro difficile è già stato fatto da altri. Le tabelle sono infatti il risultato di uno studio realizzato attraverso la misurazione di migliaia di piante. Le tabelle di correlazione sono state suddivise per 6 specie e gruppi di maggiore importanza gestionali, quali castagno, querce, faggio e latifoglie mesofile, robinia e altre latifoglie, pini e altre conifere. Per questo metodo è necessario un normale cavalletto dendrometrico, come questo, per rilevare le classi diametriche dei fusti delle piante presenti. La misurazione può essere fatta a petto d'uomo se l'indagine avviene prima dell'intervento selvicolturale, ma anche a terra se la misurazione avviene a seguito dell'intervento selvicolturale, dove ovviamente parte delle piante risulterà abbattuta. Ovviamente servono poi le tabelle di correlazione. Eccole qui. Le potete trovare sul sito di Regione Piemonte, scaricare al link che trovate qui sotto nella descrizione del video, o ancora su smartphone tramite un QR code che trovate in questa guida. Occorre infine una tabella di rilievo che vi consigliamo di impostare in questo modo. Una colonna per le classi diametriche ed una per la specie. Due colonne in cui inserire i risultati da leggere sulle tabelle. Un'ulteriore colonna per il numero delle piante di quella classe diametrica e specie. Ed infine un'ultima colonna per calcolare i totali. Riepilogando, si misura il diametro. Grazie alla tabella si scopre il raggio medio della chioma e quindi la sua area di incidenza. Si compila la tabella e si calcola la copertura percentuale. Come per il metodo precedente, il rilievo dei dati, integrale o per aree di saggio, è da adattare in funzione della dimensione del lotto, della sua uniformità e della forma di governo. È importante sottolineare che per verificare se i dati tabellari siano applicabili ai singoli popolamenti in esame, occorre effettuare comunque alcune misure dirette delle chiome. Questo metodo consente di ottenere rapidamente un quadro del popolamento, risulta di facile e univoca applicazione e poco oneroso in termini di tempo. Di contro, come già sottolineato, occorre verificare se i dati tabellari siano applicabili ai singoli popolamenti, e questo può essere un po' oneroso, specialmente in popolamenti complessi e diversificati.